casa dei bambini. Ancora una missione in Bulgaria. Sofia la saggia, Sofia la santa, Sofia l'imperatrice d'Oriente, splendida di cupole d'oro, mi attende. Fulgore ortodosso nei cieli accesi, nel petto arso di fede, nell'icona vessillo del Pope. E tu, minuta e fragile, Vivienne, boccoli biondi, occhi nocciola persi nel vuoto del cuore, deluso dal mondo. Speravo di rivederti passarmi accanto, senza l'ombra di un sorriso nel corridoio buio, mi hanno detto che hai 9 anni. L'unica nonna non può accudirti. I genitori dispersi, uno nella neve del Monte Vitoja, l'altra nel labirinto di un albergo a ore. Mi hanno detto che orfanotrofio è una parola desueta dal suono sinistro. Invece io sono qui nella linda, arancione casa dei bambini per dare risposte ad altri adulti, lontani, ricchi, afflitti da sensi di colpa. Sa d'amaro pianto la tua vita bambina, di cavolo bollito, di chiuso. In inverno portavi la maglia di lana sotto la camicetta a maniche corte, le calze sotto i pantaloni rosa al ginocchio. In estate la stessa camicetta a righe ti si incolla addosso. Gli stessi pantaloni mostrano le gambe nude. Mi hanno detto che non devo farti regali. Potresti illuderti che un adulto voglia adottarti. Io posso solo osservare senza trovare risposte. Piccola donna, mi inchino per offrirti 9 profumate e vivide rose, una per ogni tuo coraggioso anno di vita. Le finestre dell'istituto sono bloccate, non si aprono per disperdere l'odore di cavolo bollito, di chiuso. La maniglia è molto in alto. Fino a quando non